Oggi completiamo quello che è il primo tris d'assi della politica e dell'amministrazione della cosa pubblica saronnese. Siamo in compagnia dell'assessore Agostino Fontana. Ora vado a leggere perché lei ha tutta una serie di cariche nel suo assessorato, quindi lei è assessore alle opere pubbliche, la casa, il patrimonio, la manutenzione della città, i servizi di pubblica utilità e le fonti di energia rinnovabile. Perfetto, mia figlia mi ha detto varie ed Centrato. eventuali. E varie eventuali. Ok, quindi magari poi faremo anche una domanda ulteriore sulle varie ed eventuali. Ovviamente ricordiamo che questi incontri intendono, oltre che parlare ovviamente nella seconda parte anche di politica, di più che altro di amministrazione della cosa pubblica, come vedremo poi, lei è un novizio, per così dire, Perfetto. dell'amministrazione politica saronnese. Innanzitutto vogliamo anche presentare questi personaggi dal punto di vista personale, quindi parlare un po' della sua storia di vita ed è da qui che volevo iniziare. Le lascio la parola per presentarsi e per raccontare ai saronesi un po' quello che è stato il suo percorso di vita, fin qui, diciamo fino a 2 anni fa, prima di entrare nell'amministrazione locale. Va bene, allora io sono nato a Saronno, i miei genitori erano tutti e due di Saronno, mio nonno che ha costruito questa casa era anche lui di Saronno, è un Legnani, per cui un casinat, e a suo tempo era il fattore della contessa Kölliker, che è quella villa dove adesso c'è la casa di riposo, qui alla Cassina Ferrara, no? Ho frequentato le scuole elementari alla scuola qui della Cassina Ferrara, con riscaldamento delle aule a carbone, e il premio per gli alunni che facevano i bravi era riuscire a riempire la latta di carbone per alimentare la stufa. Abitavo a Villaggio Frua, mio padre lavorava in De Angeli Frua, quella che tutti chiamano Cantoni, ma che in effetti è nata come De Angeli Frua. E De Angeli Frua nel momento del suo massimo splendore, perché aveva 1500 dipendenti. Per cui abitavo a Villaggio Frua, ho frequentato le scuole a Saronno, sino i primi 2 anni dell'istituto, quello che adesso è l'istituto tecnico Giulio Riva. Poi sono andato a Milano, a Feltrinelli, mi sono diplomato in elettronica nel 64. Ho iniziato a lavorare e il primo lavoro è stato molto breve, deve essere durato un mese o qualcosa del genere. Sono andato alla Gusta Bell, a Cardano al Campo, che è una fabbrica di elicotteri che c'è ancora adesso. Poi mi ha contattato un'azienda, una multinazionale americana, che anziché 45.000 lire al mese di stipendio me ne ha offerti 55, e chiaramente ho cambiato subito lavoro. Ho iniziato a lavorare con questa azienda, con la quale sono rimasto ben 27 anni, per cui non un periodo breve. All'inizio ho iniziato come tecnico e dal 65 al 70, era il periodo in cui si facevano molti ampliamenti di raffinerie di petrolio e di impianti chimici, per cui ho seguito parecchie messe in marcia di impianti, soprattutto all'estero e anche in Italia, all'estero in Spagna, in Jugoslavia con Snam Progetti e così via. Siamo arrivati al 70, al 70 sono passato all'ufficio vendite, seguendo quei settori specifici lì, essenzialmente la società di ingegneria, la società petrolifere e la chimica. Nel 75 ho lasciato la parte tecnica e sono diventato direttore commerciale, sono diventato dirigente a 30 anni. Ho proseguito sempre con questa azienda multinazionale, avevamo diversi consociati in Europa, abbiamo seguito le varie fasi dell'industrializzazione o deindustrializzazione successiva italiana. La nostra azienda produceva sistemi di misura e di controllo per i processi industriali, vale a dire strumenti di misura per qualsiasi tipo di industria, dalle raffinerie di petrolio, come dicevo prima, all'industria chimica, alla cartaria, siamo occupati di sistemi di trattamento acque di scarico, acciaierie. E abbiamo fatto anche delle cose particolari, ad esempio all'inizio degli anni 70 ci siamo occupati della strumentazione delle prime metaniere che trasportavano, cioè che avrebbero dovuto trasportare metano liquido dai pozzi della Libia al termine di Panigaglia della Snam, dove il metano liquido viene gasificato. Sistema particolare con il quale abbiamo dovuto mettere a punto dei sensori particolari di misura dello stress sui serbatoi del GPL, del gas liquido,
perché chiaramente la metaniera quando arriva in porto in Libia arriva a 50 gradi, quando carica gas liquido la temperatura scende sino a meno 190 gradi. E allora bisogna misurare, controllare la velocità di carico e misurare lo stress sui serbatoi per evitare che si formino delle fratture. Poi il gas durante il tragitto gasifica naturalmente, c'è cioè una fiamma, viene usato per far andare la nave, e il sistema di controllo computerizzato, se rileva qualche problema, la nave si deve fermare in alto mare in attesa che arrivi il servizio di assistenza in elicottero. Questo perché il GPL gasificando aumenta di 400 volte il volume, l'abbiamo visto Viareggio, quando quel serbatoio di gas liquido, no, è esploso, che ha incendiato mezza città. Quindi aumentando di 400 volte, immagini una nave che trasporta 40.000 tonnellate, 40.000 tonnellate di gas liquido, che cosa diventa? Una bomba ambulante, insomma. Vabbè, poi chiaramente la tecnologia è evoluta, per cui abbiamo vissuto tutti gli anni in cui si è passati dalla prima strumentazione, che era ancora valvole, all'utilizzo della parte transistorizzata, poi circuiti integrati, sistemi computerizzati e così via. Sino a, in questa azienda diciamo che nel 75, nell'80 sono diventato direttore generale e sono rimasto fino agli anni 90. Agli anni 90 la casa madre americana ha cominciato ad avere un po' di problemi, perché la società era stata fondata e c'era ancora il padrone, cioè il titolare, da un ebreo, il quale non potendo aver figli ha sempre adottato figli con problemi fisici. L'ultima figlia che aveva ha sposato un avvocato di Filadelfia, poi il titolare dell'azienda, il padrone dell'azienda è morto e il tutto è passato in una fondazione gestita da questo avvocato, il quale probabilmente era molto bravo a fare l'avvocato, ma molto meno a fare l'imprenditore. Per cui dopo un po' di anni sono cominciati i problemi. Io in quegli ultimi anni mi occupavo, oltre ad essere direttore della consociata italiana, mi occupavo anche del coordinamento del marketing europeo, per cui spesso viaggiavo con gli Stati Uniti, anche perché facevo la trade union praticamente fra l'Europa e la casa madre americana. E lì sono iniziati i problemi, sono entrate società di consulenza che dovevano indicare all'azienda quali strade prendere, ma le società di consulenza io ho sempre avuto poca fiducia, e per cui mi è capitata un'occasione di cambiare azienda, come si è verificata questa possibilità, l'ho fatto e sono passato a lavorare con un'azienda svizzero-tedesca, sempre nello stesso settore. E direi che la prima era un'azienda a capitale diffuso, mentre la seconda, questa azienda svizzero-tedesca, era un'azienda di tipo padronale molto stretto. E l'impostazione gestionale degli Stati Uniti, cioè degli americani, del mondo anglosassone, rispetto a questa azienda invece europea, la sede l'aveva Basilea, che è un po' come Saronno, no? Basilea è l'incrocio di tre paesi, come Saronno è l'incrocio di quattro province. Aveva un'impostazione completamente diversa, cioè mentre gli americani si preoccupavano dei risultati trimestrali e dei dati da pubblicare per le quotazioni in borsa, questa azienda tedesca aveva un approccio diverso, diceva noi in borsa non andremo mai, il capitale rimane tutto della famiglia, una famiglia che aveva 8 figli, di cui 4 maschi e 4 femmine, le 4 femmine non erano nell'azienda, i 4 maschi erano tutti nell'azienda, ognuno a capo di una consociata diversa. E lì ho visto proprio la differenza di impostazione. Tanto per fare un esempio, mentre nell'azienda americana, in quanto direttore generale dell'Italia, venivano definiti dei power, cioè dei poteri che uno poteva fare in termini di spesa, bilancio e così via, quando sono passato con questa azienda multinazionale tedesca, che era sempre una multinazionale, e sono passato come direttore generale, dopo 6 mesi sono diventato amministratore delegato e a un certo punto ho chiesto in un incontro, ma i power non vengono definiti? E la risposta della proprietà è stata, no, noi non definiamo i power ai nostri dirigenti, ai nostri manager, perché è un rapporto di fiducia, per cui o abbiamo fiducia o altrimenti risolviamo un rapporto di lavoro.
L'unica cosa che lei non può fare è vendere l'azienda, tutto il resto basta che porti i risultati. Questo è stato l'approccio, no? Mentre invece gli americani erano molto più formali sui risultati, sui bilanci preventivi e così via. Lì sono rimasto 10 anni sino al 2000. 2000 ho raggiunto i 35 anni di lavoro e ho pensato che siccome avevo questo impegno in azienda è sempre stato molto pesante, era ora di smettere, la pensione che prevedevo era più che buona, più che sufficiente, per cui ho pensato bene di dedicarmi a qualcosa d'altro. Mi sono preso un po' di mesi sabbatici, dopodiché caso ha voluto che entrassi in contatto con la Biblioteca Ambrosiana di Milano e sono andato in Biblioteca Ambrosiana praticamente all'inizio, no, metà del 2000, era giugno del 2000, dove sono rimasto per 8 anni. E così sono passato dalla tecnica alla cultura, perché chiaramente la Biblioteca Pinacoteca Ambrosiana di Milano è un po' il centro della cultura milanese. È stata un'esperienza interessantissima, con sommo rispetto di mia moglie, perché io di cultura, anzi soprattutto di arte più che di cultura, non ho mai avuto conoscenze specifiche, sempre rimproverato da mia moglie, e invece sono finito nel cuore della cultura milanese. Una struttura molto bella, che è ancora basata, ancora oggi tra l'altro, è basata su uno statuto definito dal fondatore Federico Borromeo nel 1604, che prevede due organi di gestione. Uno è il Collegio dei Dottori, a capo del quale c'è un prefetto, che si occupano dello studio dei manoscritti che ci sono in biblioteca. L'altro invece, l'altro ramo di gestione si chiama, è definito come Congregazione dei Conservatori, che praticamente sarebbe il Consiglio d'amministrazione, si occupa della conservazione, degli affari economici e così via. Sono stati anni molto interessanti, anche perché arrivato in questa nuova realtà ho cercato di portare cose che avevo vissuto prima come manager in giro per il mondo, perché per cui nella mia esperienza lavorativa di prima, ad esempio, è capitato più di una volta che negli incontri, nei meeting internazionali che si facevano del general manager un paio di volte l'anno, si venissero affittati dei musei e magari c'era la visita privata o la cena addirittura nel museo. Ne ricordo uno bellissimo, un museo dell'industrializzazione a Manchester, dove c'erano macchine a vapore dell'inizio 800 ancora perfettamente funzionanti e messe in funzione per quella sera lì. Per cui ho proposto che anche l'Ambrosiana si aprisse al mondo delle aziende e abbiamo iniziato con una serie di eventi che ancora oggi vengono portati avanti. Poi abbiamo creato una struttura ad hoc per seguire questa attività. E lì è stata un'esperienza veramente totalmente diversa, perché a contatto col mondo della cultura, col mondo delle riproduzioni anastatiche dei manoscritti, ci sono qualcosa come 16.000 manoscritti conservati in un'apposita sala che viene tenuta anche d'estate a 17 gradi centigradi, perché se no nei manoscritti si formano dei baccarozzi che mangiano il manoscritto, e vedete proprio le gallerie scavate da questi manoscritti. Poi vabbè, c'è anche un'importantissima pinacoteca che è aperta al pubblico ovviamente. I manoscritti normalmente non sono disponibili per il pubblico normale e uno li può consultare con una lettera di presentazione di uno studioso o cosa del genere, insomma. E lì sono rimasto, anzi ho conosciuto una persona con la quale siamo in contatto ancora oggi, che è veramente stata una rivelazione, che è stato Monsignor Ravasi, che oggi è cardinale ed è a Roma, con il quale siamo rimasti molto amici, anche perché tutte le mattine mezz'oretta di politica si chiacchierava anche con lui, insomma. Sono rimasto sino al 2008-2009, quando lui poi è stato nominato cardinale, che è andato a Roma. In questi primi 8 anni all'inizio andavo 4 giorni alla settimana, cioè era un impegno di volontariato ma impegnativo. Poi man mano che si è creata l'organizzazione per seguire queste cose ho ridotto, alla fine andavo 2 giorni alla settimana,
Quando poi ho lasciato nel 2008, sono rimasto nel consiglio d'amministrazione, nel quale sono ancora oggi, però quello porta via solo un po' di serate all'anno delle riunioni del consiglio. E così è finita la mia esperienza di volontariato. Finita anche perché me l'ho trovato molto bene con Ravasi, poi cambiando le situazioni, chiaramente era ora di cambiare anche per me. E lì poi nel 2009, dunque noi abbiamo votato nel 2010, l'anno prima era stato il 2009, ho deciso che non avendo più impegni seri quotidiani ero ora di darmi un po' alla politica, anche perché ho fatto questa considerazione. Per tutta la vita lavorativa ho pensato alla famiglia, al lavoro e era ora di dare qualcosa invece alla comunità e l'ho fatto proprio per lavorare per la città. E così mi sono impegnato in questo partito, vabbè, le prime elezioni sono andate come sappiamo, sono durati 15 giorni e dopo nel 2010 invece la coalizione ha avuto successo e siamo entrati in amministrazione. E lì è iniziata l'esperienza politica. Poi torneremo ovviamente al discorso della politica che abbiamo iniziato ad Sì. approcciare, però le volevo chiedere, nel suo racconto, nella sua narrazione c'è stato molto di quella che è stata la vita lavorativa e come invece hanno influito sul suo percorso di vita appunto la sua moglie, i suoi familiari, i suoi figli. Sì, in effetti è la cosa che spesso mia moglie mi ha rimproverato, di essere poco presente in famiglia. Io non c'ero mai. Ed è vero, perché ero estremamente concentrato sull'impegno lavorativo e forse la famiglia, i figli soprattutto, ne hanno in parte sofferto, anche se i rapporti oggi sono ottimi, è passata l'età della stupidera, come si dice, no? I rapporti fra genitori e figli si riavvicinano. Io ho una figlia, anzi il maschio è il maggiore, è un figlio che ha 40 anni, quest'anno 41 dicembre. E lavora in una banca, è informatico, la figlia invece si è laureata in statistica e lavora in una società di marketing e analisi di mercato. Mia moglie, anche lei di Saronno, aveva un negozio di filati, per cui anche lei era sempre impegnata, per cui i nostri figli in effetti hanno un po' sofferto della mancanza di presenza dei miei genitori. Soffre mia moglie adesso come rimpianto per non aver dato abbastanza ai figli e di contro però adesso si sfoga con i nipoti, perché mio figlio ha tre figli, uno di 8, uno di 4 e uno di 2, per cui ha da divertirsi. E le volevo chiedere una cosa che, parlando in sede di preparazione dell'intervista, abbiamo saputo, insomma, di una sua grande passione che la accomuna un po' anche con il nostro Piero, e che è quella per la fotografia. Le Sì. volevo chiedere, ecco, questa, tanto quando è nata, come l'ha portata avanti e appunto se è riuscito anche compatibilmente con gli impegni di lavoro gravosi che ha avuto. Sì, beh, fotografia è un hobby che ho coltivato da giovane e poi ho praticamente sospeso negli anni di lavoro proprio per mancanza di tempo, perché non c'era tempo. L'ho ripresa dopo, col 2000, praticamente quando ho lasciato l'impegno serio lavorativo, e ho ripreso a fotografare, ho almeno una ventina di macchine fotografiche di ogni genere, perché negli anni le ho sempre comprate, poi usate poco, ma comperate sì e le ho mantenute tutte. Ho dalle mini Minox grande così, no? Alle nuovissime digitali. Ho lavorato molto con la pellicola ovviamente prima, soprattutto con le diapositive, quindi Diacolor. E poi sono passato a bianco e nero e mi sono costruito in giardino una camera oscura, per cui bianco e nero lo sviluppo e lo stampo. Ecco. Adesso sono tornato di nuovo ad abbandonarla un po', perché il tempo è tornato a ridursi parecchio, insomma. Che l'impegno Perché nell'amministrazione l'impegno della banca di giorni. dell'amministrazione è pesante, sì. Infatti, io ho alcuni colleghi, chiaramente non essendo pensionati, hanno ancora attività lavorativa e penso che veramente facciano fatica a seguire. Anche la scelta fatta dalla nostra amministrazione di ridurre gli assessori da 10, che erano prima, ai 6 attuali è stata una scelta che si è rivelata molto pesante, anche se con le prossime elezioni diventa legge,
cioè una città come la nostra, i consiglieri dovranno ridursi da 30 a 24, mi pare, e gli assessori non potranno superare i 6. Però fare l'assessore mantenendo anche un'attività lavorativa è veramente, penso, pesante. Io dedico giornate e giornate intere, cioè praticamente, non dico un full time perché il venerdì me lo sono tenuto libero per il fine settimana, però per il resto richiede parecchio tempo. Chiaro che poi dipende tutto da come uno vuole andare a fondo e a possibilità, forse c'è anche diversità fra i vari assessorati perché le deleghe che ho avuto io prima erano coperte praticamente da tre assessori, insomma, per cui il lavoro non è che sia diminuito, anzi direi che è aumentato, perché le risorse, ovviamente, inutile ripeterlo, si sono ridotte, per cui bisogna farle fruttare al meglio vuol dire essere presenti ed essere sul pezzo molto più di prima. Direi che io non, come abbiamo detto all'inizio, non ho mai fatto politica, no? Però spesso sento i miei colleghi e non colleghi parlare di politici anzi, che dicono: ah sì, ma gli assessori devono dare gli indirizzi. Sì, ma non basta dare gli indirizzi. Poi oltre agli indirizzi bisogna essere anche dentro a lavorare concretamente, questo forse che fa la differenza. Per far questo però ci vuole tempo e il tempo non sempre a disposizione. È una fortuna che hanno i pensionati, però se un domani qualcuno non, cioè, se il limite dei 6 assessori è ora un limite per legge, penso che un sindaco dovrà scegliere anche tenendo conto di quello. E questo chiaramente non facilita l'ingresso dei giovani, perché i giovani per forza di cose devono crearsi il loro reddito. A meno che magari non si cambino anche quelli che sono i compensi, allora A in quel meno che non si caso. cambino anche i loro compensi, certo, perché attualmente i compensi che ci sono non permettono di sostenere una vita normale e una famiglia, insomma. Sono più che altro un'integrazione, che vabbè, se uno è pensionato non ha problemi perché è un'integrazione anche per la pensione, però per uno che dovesse, per il quale dovesse essere l'attività principale non, è impossibile. E su questo discorso che stiamo iniziando sul versante politico, se dovesse fare una fotografia dell'attualità, di quello che è oggi la situazione qui a Saronno, cosa farebbe? Una fotografia in chiaroscuro o qualcosa di differente? So che è difficile perché i tempi sono quelli che sono, però. Ma direi che oggi bisogna essere estremamente concreti, cioè i voli pindarici della politica bisogna scordarsene. Io penso che dobbiamo avere il coraggio di dire quello che si può fare, realmente fare, e quello che ormai oggi bisogna prendere atto che rimangono solo dei sogni che erano nel cassetto e forse bisogna rimetterlo nel cassetto ancora per un po' di anni finché non si cambia, non cambia la situazione, sperando che cambi, perché questa globalizzazione di tutto, non so se, cioè se si può ritornare indietro, penso che siano evoluzioni che poi alla fine rimarranno definitive. Insomma, oggi in giunta si discuteva sul futuro e io ho fatto presente che io penso che l'ente comune deve pian piano lasciar perdere tutte quelle attività che non sono il core business dell'ente comune e rimanere solo sui servizi essenziali. Le altre cose vanno veramente esternalizzate o messe a gara o cedute ai privati perché non c'è più possibilità di seguirle. Un po' per la riduzione delle risorse, un po' anche risorse economiche, ma anche per le risorse umane, perché il vincolo che abbiamo per cui si può sostituire un dipendente comunale, uno ogni 5, praticamente il 20%, e in 2 anni ci ha già portato a una riduzione di qualcosa come 20 persone, e 20 persone cominciano a sentirsi. Per cui penso che bisognerà rivedere proprio la strategia anche degli enti.